pari opportunità tra uomini e donne nella prossima legislatura in Calabria. È una prerogativa dell'assessore al bilancio Giacomo Mangini, uno dei papabili candidati a governatore del centrodestra alle prossime elezioni. La politica in Calabria e non solo ha bisogno di un cambiamento molto profondo, di una netta discontinuità, di una rivoluzione che faccia iniziare dall'anno zero. Ecco perché io ritengo che bisogna anche partire dal coinvolgimento delle donne, non di poche da usare come figurine per coprire la situazione attuale e lasciarla immutata, lasciarla così com'è, ma di tante, di tantissime donne. Ecco perché se avrò l'onore di essere chiamato a ruoli importanti, proporrò al mio movimento, ai partiti della coalizione, di comporre le liste elettorali che saranno di 30 candidati inserendo 15 uomini e 15 donne. Quindi parità nelle liste, parità in consiglio, parità in giunta. La proposta formulata dall'assessore di Forza Italia Giacomo Mangini andrebbe a comprendere anche i gangli dell'apparato burocratico della macchina regionale, vale a dire i dipartimenti. Parità di genere anche nelle direzioni generali dei dipartimenti che guideranno la macchina amministrativa. C'è bisogno di donne, della loro passione, della loro competenza, del loro talento, della loro compostezza, della loro gentilezza, della loro preparazione, e c'è bisogno di tante nuove e importanti energie. Soltanto con i migliori uomini e con le migliori donne la Calabria può diventare una regione migliore e moderna.